Salve a tutti amici del canale, ben ritrovati, sono in compagnia ormai degli storici compagni d'avventura Dario e lì c'è Chiara, oggi non c'è Kira, la nostra amica pastore tedesco e niente, dopo tantissimo tempo avevo promesso a Dario e a Chiara di portarli a Trote nei torrenti, ebbene sì, il sogno sta per realizzarsi, sono gasatissimo, pescheremo a light e l'ultima pescata prima che si chiuda la stagione della trota in Sicilia e speriamo di catturarne un bel po', faremo catch and release ovviamente e c'è un bel po' di vento ma saremo riparati dai canyon. Dai, siamo gasatissimi, buona visione! Allora, siamo con l'abbigliamento da trout fishing e oggi avremo un approccio ultra light, quindi io ho la Bugarcia Vendetta 2-10 grammi, una canna molto morbida, piccolina, da 1,70 m e poi il Next Save 2005. Pescherò con dei rotantini piccoli, e delle gommine e dei piccoli minnow. Poi c'è due che è arrivato. E quindi niente, speriamo di insidiare qui, principalmente ci stanno i ridee. Vediamo di insidiarne qualcuno che la pesca sia con noi, che la pesca sia con noi, quindi speriamo di insidiarne qualcuno comunque di taglia discreta. Dai, vai, siamo carichi. Lancio. Niente. Niente, magari in questa buca non ci sono. Qua da mi inseguono, ci sono, sai che ci arrivano, vogliono sta robetta piccola, ce l'hai? Ce l'hai, grande Dario, tieni qua, Dino, vabbè, ma è micro questa, ma c'era più grossa, ok, alve? Ah, le mani, no. Guarda che colori, che no, vabbè. Allora, siccome non ha, bagnati le mani, da bagnati, guarda che cavolo di colori che ha, grande Dario, vai, rilanciaci, dai, c'erano quelle più grosse che ti inseguivano, no, mi scappare, ci sono, ci sono, se becchi la buca giusta vedi che ci sono. Che stavolta me la sento, vai. Eccola, ce l'ho, Dario, no, sdramata, era grossa, da grossa, no, mannaggia, sdramata, era gigante, ragazzi. Che spettacolo, vediamo se ci arriva, eccola, ce l'ho, presa, sì, ma quella era bella. No, sdramata! Dai, ne ho preso una grossa! Vai, ci riproviamo. Quella era big! Ecco, di nuovo attacco. L'hai presa? Eccola! Guarda, che bella!
Vedi? È quella di prima, guarda come guarda che spettacolo, ed è bella, guarda come, no, slamata, no, ancora ce l'ho, guarda come mi tira, guarda, cioè, vedi che ci sono quelle belle, te l'ho detto io, no. Madonna quanta età, guarda, che spettacolo, te l'ho detto io, da, tu non mi credi, che la pesca alla trota è spettacolare, guarda quanta, madonna mia, ma come me la porto, ma è grossa, minchia quanta età, guarda quanta, è gigante, da! Madonna! Guarda quant'è! Madonna, come sto godendo, raga! Te l'ho detto, guarda! Guarda quant'è! Madonna! No. Te l'ho detto, Dario! Il guadino! Te l'ho detto! Guarda che spettacolo! Tieni la canna, da! Tieni la canna! Vicina, vicina! Sì! 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 Te l'ho detto io, sì! Guarda che spettacolo! Sì! E allora ragazzi, guardate che meraviglia, adesso la rilasciamo. Qua siamo un attimo. Via! Dai! Allora, da, che ne pensi di questa esperienza? Da 1 a 10 che voto dai? Che voto date? 10. Mi piace. Pensavate che in queste acque ci fossero questi pesci? Eh sì. Eccola. Ce l'hai? Vai, vai. Le mani, bagnati le mani, bagnati le mani. Ragazzi, bagnatevi sempre le mani. Dai! Trottorellina! Che colori! Guarda che colori! Sembra dipinta, vero? Sì! Dai! Voglio provare adesso con uno spoon, vedete? Forse un po' troppo grande, però vabbè, dacci prova. Almeno posso dire di aver provato diverse esche. Ecco, attacco sullo spoon, madonna! Mamma mia, da, che panico, che panico, che sto tremando, si stava mangiando la trota piccola insieme allo spoon. Madonna mia, vieni, non parliamo però, compa gigante, da, che cosa così, si stava mangiando quella piccola. Guarda qua. Guardami, guarda attentamente. Tale dove? Tale è di nuovo uscita. Di nuovo uscita, là, è sotto la pietra. Che bella, grande Chiara. Ah, quella che mi scavi. Ma poi un mostro ha preso Chiara. No, vabbè. Oh, ma bella. Bellissima, Chiara. Grande. Grande Chiara, vai, grande! Grande! Guarda, bagnati le mani e fate. Bella! Complimenti! Bella, quella tua più grossa era? No, no, quello così. Bellissima! Grandi! Eppure Chiara ha scappottato! E con una bella trota! Eh sì! Aiuto! Eh sì! Dai! Brava! E via, e va, una bellissima idea, ragazzi.
Adatto, va via. Grande. Allora ragazzi, sono le ore 14, abbiamo fatto il primo spot, abbiamo camminato circa per 2 chilometri risalendo il torrente e abbiamo preso tante trote, alcune piccole, altre già di taglia discreta e alcune veramente grosse, non si sono riuscite ad allamare come avete potuto vedere dalle immagini, e lì c'è Chiara e Dario. Raga, cosa ne pensate di questa prima esperienza? È stato bellissimo. Adesso ci andiamo a rifocillare e si va nel secondo spot. Let's go! Il momento più bello della giornata questo, vero? No. Come no? No, non avevo la trota. Ah, non quando. Com'è Chiara? Tu? Cosa? Ah, pure il riso. Io il misero panino della nonna con la frittata. Poi ci sono sempre loro che aspettano. No, questo è mio. Va bene, dai, mangiamo e si va con secondo round. Second round. Dario, nemmeno il tempo che è arrivato. Vieni qua. Che c'è? Madonna mia, che mostro, dai! Lo so. Madonna! Che mostro, dai, hai preso un mostro, dai! Te l'ho detto che ci sono i big qui. Ma come scendiamo? C'è la scala lì. Aspetta, la devo andare a guadinare di là. Tieni, Chiara, tienimi la canna. Aspetta, la vado a guadinare di là. Aspetta. Avvicinamela. Dai, avvicinamela qui. Vai, avvicinala. Yeah! Sì! Che spettacolo! Sì! Spettacolo! Pure bella! Vedi la taglia qui? Abbiamo slamato un pesce bellissimo, che penso si era notato dal rumore della frizione, e proveremo nuovamente in un'altra buca, e vabbè, fa parte del gioco. Allora sto cambiando il vermone, raga, metto sempre questo in Repubblica Ceca. Con questo ci ho fatto il panico di trote, anzi vi lascio il link qui sopra se non l'avete visto, potete andare a guardare questo video. Quindi adesso, dato che abbiamo usato solo hard bait, vorrei provare a prendere una trota con questo.
presa. La vai con la gomma. Che spettacolo. Con la gomma, sì. Spettacolo, raga. A gomma. Che spettacolo. Spettacolare, raga. Spettacolo puro. Guarda la cannetta. Pure un bel pesce. Yes. Guardate. Che bellissima idea, raga. Che meraviglia. Il gulto che in tutto ciò non trovo più. L'avrei ingoiato. Procediamo adesso al release. Guarda, chi è stata, Chiara? Peccato che ero indietro e non ho potuto inquadrare. Vai, vai, vai. Fallo ossigenare, Chia. Fallo ossigenare prima. Falla prima ossigenare. Aspetta che sia lei a darti cenno con la coda. Fatelo ossigenare per bene. Andata? Yeah! Bella. Batti 5! Grande Chiara! Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa giornata incredibile di spinning in torrente alla Trota. Ringraziamo Dario e Chiara. Chiara ha chiuso questa sessione veramente alla grande con un'iridea fantastica. Abbiamo catturato tutte iridee, anche di buona pezzatura devo dire. Guardate che cascata meravigliosa è proprio su questo scenario. Noi vi ringraziamo per la visione, come al solito se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi tutte le prossime avventure, commentate, condividete, fatemi sapere tra l'altro se anche voi praticate spesso questa tipologia di pesca. Che dire, giornata mozzafiato. Grazie ragazzi, ciao, alla prossima, ciao!